Ciao cari amici e benvenuti, vi ho già mostrato le prestazioni dei nuovi processori Ryzen con i videogiochi. Se non avete visto quel video e vi interessa, andate a scoprirlo. In questo video invece mi concentro più sulla parte tecnica, quindi andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le principali differenze reali che esistono tra i Ryzen precedenti, quindi quelli della serie 1000 e i nuovi Ryzen della serie 2000. La novità chiaramente più importante, come abbiamo già visto negli attuali processori Ryzen della serie 2000, che ricordo sono il Ryzen 5 2400G e il Ryzen 3 2200G, è chiaramente la presenza di una parte grafica, quindi una scheda grafica integrata la cui architettura deriva direttamente da quella delle schede grafiche desktop. Per capire come ha fatto AMD a integrare una parte grafica in Raven Ridge, che è il nome tecnico delle nuovi processori Ryzen della serie 2000, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo dare un'occhiata al DAI Zeppelin dell'architettura Zen. Appunto, la microarchitettura Zen è basata su una unità base, un blocco di base definito CCX, che è un blocco costituito da un processore quad-core. E ognuno di questi blocchi ha la sua cache L3 di 8 MB. Un Ryzen 7, ad esempio, è un octa-core e per costruirlo semplicemente AMD ha preso due di questi CCU, due di questi blocchi, e li ha messi assieme, quindi 4 core, 4 core, e ha creato un processore octa-core. Tuttavia anche i Ryzen inferiori, quindi Ryzen 5 e Ryzen 3, mantengono la stessa struttura, ma per cambiare quelli che sono i numero di core, quindi differenziare le varie fasce, AMD cosa ha fatto? Ha disattivato una parte dei core da una parte e dall'altra. I due CCX parlano tra loro tramite una connessione, questa connessione si chiama Infinity Fabric, una connessione chiaramente ad alta velocità, e se pensiamo a un Ryzen 7, di fatti è come avere due processori quad core che parlano tra di loro tramite questa connessione. Bene, ma perché vi ho detto tutto questo? Chiaramente per avere delle basi, perché per i nuovi Ryzen della serie 2000, AMD cosa ha fatto? Ha preso uno di questi CCX, l'ha completamente tolto e ha rimpiazzato appunto quel CCX con la grafica Vega. Quindi siamo davanti a un processore effettivamente quad core, con tutti i core che risiedono nello stesso blocco. Questo è chiaramente un vantaggio, perché quando invece i core devono passarsi le informazioni tramite la connessione Infinity Fabric, questo scambio di informazione inserisce una latenza, quindi un ritardo che chiaramente può impattare su quelle che sono le prestazioni. Avendo ora tutti i core presenti nello stesso CPU complex, soprattutto con quelle applicazioni che sono più sensibili alle latenze, le prestazioni potranno aumentare. Una conseguenza di questo design, dell'aver rimosso completamente un CCX, è chiaramente il fatto di avere meno cache L3. E appunto i nuovi processori Ryzen hanno 4 MB di cache L3 rispetto agli 8 MB delle versioni precedenti della serie 1000. Diciamo che questo sì, sulla carta può andare un po' a impattare quelle che sono le prestazioni, però nel mondo reale non sono molto influenzate. Come sicuramente avrete capito, la parte grafica e la parte di CPU parlano tra di loro utilizzando chiaramente la connessione Infinity Fabric. AMD ha introdotto una novità per quanto riguarda il supporto della memoria, passando al supporto DDR4 2933 rispetto al 266 che c'era sulla serie 1. Abbiamo già visto come i processori Ryzen siano molto sensibili all'aumento della velocità della memoria, quindi in questo caso, avendo appunto aumentato quello che è lo standard di velocità, il modo in cui CPU e scheda grafica utilizzano l'Infinity Fabric è più efficiente, perché ovviamente anche l'Infinity Fabric è influenzato dall'aumento di frequenza, quindi la connessione, lo scambio di informazioni è più veloce. Il tutto, questo CPU è stato realizzato con un processo produttivo a 14 nanometri plus in questo caso, che quindi non si riduce ancora il processo produttivo, però si migliora, si rende più efficiente, e questo miglioramento dovrebbe influenzare quelle che sono anche le capacità di overclock. Ma lo abbiamo già visto che effettivamente ha portato dei benefici, perché se guardiamo la frequenza di base dei processori Ryzen 5 della serie 3 della serie 2000 rispetto alla serie 1000, la frequenza base è già più veloce, più alta di 400 MHz, ma anche quella in turbo, in precision boost, che aumenta di ben 500 MHz. In realtà è tutto il funzionamento del Precision Boost che è stato migliorato sui nuovi Ryzen, si chiama
Precision Boost 2 e prima si poteva andare a controllare solamente o due core o tutti gli 8 core o comunque quelli disponibili sul CPU, mentre in questo caso con il Precision Boost 2 AMD può andare a controllare nello specifico da 1 a 8 core, quindi può scalare in maniera proprio precisa. Questo significa che anche le applicazioni che non usano 2 ma magari usano 3 o 4 o anche 1, comunque tutti i singoli core, tutte le singole applicazioni possono essere ottimizzate e possono avere dei vantaggi da questo aumento di frequenza. E ovviamente ora, avendo il controllo più preciso su tutti i core, li può anche spegnere, può abbassare quella che è la frequenza di funzionamento quando inutilizzati, e quindi c'è anche un risparmio energetico. Un'altra caratteristica già notata da molti è che i nuovi Ryzen non supportano più di 8 linee PCI Express esterne, mentre i Ryzen della serie 1000 ne supportano fino a 16. Questo cosa significa? Che nel momento in cui utilizzate, vorrete utilizzare una scheda grafica esterna con i Ryzen della serie 2000, quantomeno con quelle usciti fino ad ora, quella scheda grafica, nonostante venga inserita in uno slot PCI Express 16x, sarà collegato effettivamente con 8 linee PCI Express. Sulla carta chiaramente si può pensare che non si può utilizzare tutte le prestazioni di quella scheda grafica, quindi che potrebbero essere limitanti, ma nella realtà con le schede grafiche moderne la banda passante di 8 linee PCI Express è più che sufficiente per sfruttare la potenza necessaria. E ad ogni modo, apro e chiudo una parentesi, chiaramente se il vostro obiettivo è quello di mettere in piedi un sistema con una scheda grafica di fascia altissima o addirittura più schede grafiche, probabilmente la serie 2 Ryzen, quantomeno i processori usciti fino ad ora, non sono la scelta ideale. Bene amici, queste sono le principali differenze che intercorrono tra Ryzen della serie 1000 e Ryzen della serie 2000, e come vediamo non sono poche. Quindi, a parte la scheda grafica, che chiaramente è la caratteristica più impattante che si nota di più, ci sono anche tante altre piccole differenze che effettivamente possono andare a impattare positivamente su quelle che sono le prestazioni con le varie applicazioni. Sicuramente vorrò farvi vedere, appunto, cercare di misurare queste prestazioni, sto svolgendo i test in questi giorni e quindi nel caso, se vi interessa anche questo dato, ci rivediamo in un altro video, anche perché con questo insomma ho già dato tante informazioni da interiorizzare. Quindi io vi ringrazio per ora per avermi seguito in questo video. Se avete delle idee su qualcosa che vorreste vedere per questi nuovi processori Ryzen, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ogni idea, come sapete, è sempre benvenuta, e date sempre un'occhiata qui sotto, vi ho lasciato i miei social network, iscrivetevi anche lì, faccio delle attività parallele a questo YouTube, sempre importante, e ho anche un canale Telegram per le varie offerte. Grazie per avermi seguito in questo video e noi ci vediamo in un altro. Ciao!